Buongiorno a tutti e oggi parliamo di casi in sedi speciali, in particolare parliamo del distretto del viso, delle mucose e delle unghie, partendo da esempi pratici. Innanzitutto parliamo di lesioni piatte pigmentate a livello del volto e qui vi faccio vedere tre casi di pazienti di mezza età con lesioni localizzate a livello della piramide nasale, lesioni che si presentano di colorito marrone mal definite rispetto alla cute circostante. Partiamo dal caso numero 1. Nel caso numero 1, in questa macchia localizzata a livello della parete nasale destra, vedete cosa abbiamo come dermatoscopia. Innanzitutto la presenza del colore marrone. Se andiamo poi ad analizzare a livello, diciamo, più in dettaglio quello che vediamo, si nota come abbiamo la presenza di questo marrone che alla periferia forma i cosiddetti fat fingers, quindi queste terminazioni bulbose un po' nette a livello della periferia che sono tipiche delle lesioni non melanocitarie. E a livello centrale vediamo l'aspetto tipico a fragola delle cheratosi attiniche, siamo di fronte quindi a una cheratosi attinica pigmentata. Il caso numero 2, dove abbiamo una lesione piatta a livello del naso, si nota come il bordo sia molto netto e anche qui ci sia una prevalenza netta di un unico colore, che è il colore marrone. Poi, andando a guardare in dettaglio, abbiamo la presenza delle strutture a impronta digitale, che sono iniziali ma hanno ancora, diciamo, l'aspetto parallelo tipico del fingerprinting. E li aspetti anche a bordo smangiucchiato. Mettendo insieme tutti i dati, dal colore alle strutture, vediamo come si tratti di una lentigo solare. Tutt'altro aspetto invece lo ritroviamo nel caso della paziente numero 3. Questa signora presenta una macula a livello pigmentata, solitaria, a livello del dorso del naso, ma qui c'è un aspetto che colpisce primariamente quando guardiamo l'insieme della lesione. Innanzitutto vediamo la presenza di questi cerchi, che sono diffusi e che non sono nient'altro che il follicolo pilifero, che presenta però un'accentuazione della pigmentazione, che non è più soltanto marrone, ma presenta nuance di grigio. Quindi abbiamo il colore grigio che si dispone intorno ai follicoli piliferi e questo è un punto diagnostico fondamentale della lentigo maligna. Andando nel dettaglio delle lentigo maligne, dobbiamo ricordarci che nelle lentigo maligne il principale attore protagonista è rappresentato dal follicolo pilifero, il follicolo pilifero attorno al quale si evidenzia la proliferazione melanocitaria tipica e i melanociti atipici che tendono poi in dermoscopia a formare strutture grigie e in particolare queste strutture grigie possono formare degli anelli con aspetti morfologici differenti. Adesso andiamo ad analizzare un pochino di casi dove si vedono tutti questi aspetti peculiari della lentigo maligna. Qui vedete clinicamente una cute fotodanneggiata in una paziente anziana e sempre il criterio di queste macchie grandi e piatte localizzate è un po' solitarie rispetto al resto del background fotodanneggiato. Se guardiamo la dermatoscopia, oltre a notare il fatto che la lesione si presenta come poco definita, come margini, si notano subito la presenza di questi cerchi grigiastri e se poi andiamo a guardare la morfologia vedete bene che questo è quello che viene chiamato il pattern ad anello con castone, che piace tanto alle donne perché ci ricordano i Tiffany, gli anelli di Tiffany e quindi facilmente riconoscibile almeno dal dermatologo femmina donna. Un altro esempio di una macula mal definita localizzata a livello del sopracciglio superiore di un uomo anziano, qui vedete clinicamente la lesione solitaria, però non è una lesione molto grande, quindi più piccola, ma quando appoggiamo il dermatoscopio quello che salta subito all'occhio è il fatto che c'è una colorazione non più soltanto marrone come nelle lesioni benigne, ma c'è del grigio e del blu, sospette quindi per la diagnosi di lentigo maligne. Se poi andiamo a vedere nel dettaglio questi cerchi che sono i nostri follicoli, sono presenti sia l'anello col castone, ma anche alcuni di essi presentano questo doppio anello, il doppio cerchio cosiddetto, anche questo criterio di lentigo maligne iniziali. Nel 2014 la lentigo maligna non è soltanto questa chiazza grande e solitaria nella pelle dell'anziano, ma inizia ovviamente ad essere possibile effettuare la diagnosi anche in soggetti più giovani, quindi verso i 40 anni, e chiaramente in una fase iniziale anche le dimensioni saranno ridotte e quindi dobbiamo aspettarci lesioni come queste, che presentano sempre l'aspetto clinico dell'essere solitarie, quindi isolate in un contesto di cute dove non ci sono altre macchie. Poi se vediamo bene è una lesione un pochino strana come posizione rispetto
detto, un po' quelle che sono le linee di tensione e le rughe. E quando andiamo ad appoggiarci il dermatoscopio, oltre all'assenza dei criteri di lesioni non melanocitarie, vediamo ancora il grigio, gli anelli grigi intorno ai follicoli, questo grigio intorno al follicolo che forma gli anellini, e qui gli anellini sono un po' più sottili, un po' più delicati, perché appunto è in una condizione di crescita a singole cellule molto iniziale. Quando ovviamente la lente igomaligna diventa più grande, più eclatante, abbiamo criteri più classici, più noti. Qui vedete una grande lente igomaligna a livello del naso e qui vedete che il grigio blu è talmente cospicuo, occupa la maggior parte della lesione, che già solo questo è un criterio sufficiente per indurci all'asportazione o alla biopsia. Non dimentichiamo anche che nelle lenti igomaligne noi possiamo avere dei criteri che sono leggermente differenti. Qui vedete questa lente igomaligna, dove c'è il colore marrone e anche un po' di colore nero, sempre intorno a questi follicoli, ma vedete, oltre al pattern descritto come zigzag, che non sono poi nient'altro che questi rombi, strutture romboidali interrotte, è importante notare come anche in questo tipo di lesioni possiamo a volte trovare l'aspetto a globuli, che non è tipicamente tipico della lente igomaligna, ma che in alcuni casi ci si può trovare di fronte a questi appunto globuli, e il globulo è dirimente per lesione melanocitaria. Altri esempi di lenti igomaligne molto grandi, molto grigie anche da un punto di vista clinico e non solo dermoscopico, e qui vedete il grigio è evidente per chiunque e abbiamo quelli che vengono descritte come struttura rombi molto facilmente riconoscibili. Come vi dicevo, però, le lenti igomaligne del 2014 non sono soltanto quelle grandi e quelle franche, ma abbiamo anche le lenti igomaligne piccole. Quali sono le caratteristiche? Sono un po' diverse. Qui vi ho messo tre esempi di lenti igomaligne piccole, diciamo intorno ai 6 mm di diametro, in soggetti che ovviamente sono un po' più giovani, quindi intorno ai 40-50 anni d'età, e questa è la dermoscopia. Come leitmotiv diciamo che si mantiene il criterio del colore grigio, il colore grigio però non forma dei veri e propri anelli, quindi non ha questo aspetto diciamo netto, tuttavia il grigio forma una sorta di pseudorete grigiastra, quindi abbiamo sempre questo colore grigio in pseudorete, ma l'aspetto secondo me più importante è il fatto che se noi guardiamo il bordo di queste lesioni, sono sempre dei bordi che sfumano, a differenza invece delle lesioni non melanocitarie come le lentigo solari o le cheratosi, dove il bordo è molto netto e ben definito. Quindi l'insieme del grigio organizzato a rete e i bordi sfumati ci permettono di fare diagnosi di lenti igomaligne in fase estremamente iniziale, che hanno il vantaggio di poter essere scisse con un danno estetico molto minore. Di fronte, diciamo, alla lente igomaligna dobbiamo pensare anche alla diagnosi differenziale. Ovviamente in questo distretto non pensiamo mai alla diagnosi tra nevo e lente igomaligna, ma il nostro problema diagnostico, il nostro dilemma è lente igomaligna oppure cheratosi attinica pigmentata oppure cheratosi lichenoide. La diagnosi è veramente difficile in alcuni casi. Vi voglio far vedere però quali sono gli aspetti tipici delle cheratosi attiniche pigmentate. Qui vedete sempre il background di cute fotodanneggiata, la presenza di queste macule indistinte come bordi, sempre molto piatte, e da un punto di vista dermoscopico uno dei criteri più frequenti delle cheratosi attiniche pigmentate è la presenza di questo reticolo interrotto molto superficiale e di colorito marrone, insieme poi alla presenza di squame e alla presenza poi a volte anche di questo aspetto diciamo a fragola che si ritrova nelle cheratosi attiniche in generale, e talora anche le rosette possono essere osservate. E quindi questi sono quelli che sono i criteri più classici della cheratosi attinica pigmentata. Vi voglio far vedere altri esempi dove le cheratosi a volte sono estremamente grandi e solitarie, e quindi da un punto di vista clinico possono essere fortemente sospette. Dal punto di vista dermoscopico, qui vedete abbiamo sia il pattern rosa delle cheratosi attiniche classiche, quello a fragola, abbiamo anche il blu, il grigio. Il grigio nelle cheratosi attiniche però ha la peculiarità di non formare anelli, di non essere strutturato, e poi se guardiamo il nostro follicolo, diciamo, con più attenzione, vediamo che il grigio è come localizzato al di fuori del follicolo, non è qualcosa che occupa il follicolo e che lo invade. Per quel che riguarda l'approfondimento diagnostico per i centri che possono avvalersi del confocale, il confocale aiuta tantissimo nella diagnostica delle cheratosi attiniche perché ci fa vedere la struttura e la giunzione tipica delle lesioni non melanocitarie e quindi ci permette di aumentare l'accuratezza. Nei casi dubbi, in assenza di confocale, si può sempre fare un piccolo punch.
La seconda diagnosi differenziale, secondo me ancora più difficile, è quella della cheratosi lichenoide. La cheratosi lichenoide è molto frequente in qualsiasi fascia d'età, soprattutto nell'anziano, e si presenta come queste macchie piatte, a volte desquamanti, a volte no, localizzate sempre in sedi fotoesposte. E dal punto di vista dermatoscopico si caratterizza per la presenza di grigio che fa dei piccoli granuli intorno ai follicoli, granuli che possono essere più o meno grigi, più o meno diffusi a livello della nostra cheratosi e che appunto sono un indice di sospetto perché c'è del grigio, quindi il grigio abbiamo detto che è un criterio non tanto sensibile ma non specifico per la diagnosi di lenti maligne. Anche qui il confocale per chi ce l'ha è molto di aiuto, in altri casi in assenza di confocale sono diciamo delle lesioni da biopsiare per escludere la diagnosi di lenti maligne. E ancora un altro esempio dove abbiamo una signora un po' più anziana con questa macula grigio-blu localizzata a livello del viso e qui vedete che il grigio-blu è molto cospicuo. Qui diciamo la diagnosi può essere più semplice perché da un punto di vista clinico questa zona è palpabile e ricorda molto la cheratosi seborroica, però in caso di sospetto si può sempre ricorrere alla biopsia oppure al confocale. Passiamo al secondo argomento che è quello delle mucose. Le mucose diciamo che rappresentano una sfida diagnostica quando abbiamo lesioni multiple, quando abbiamo la donna in ansia che arriva con le macchie pigmentate a livello vulvare. Partiamo da un esempio pratico, una giovane donna che arriva in ambulatorio e durante una visita si accorge di avere queste macchie a livello vulvare. Innanzitutto dobbiamo riconoscere il fatto che da un punto di vista clinico sono lesioni inquietanti perché sono tutte BCD positive, sono spesso lesioni multiple le melanosi e sono piatte multiple localizzate nei genitali, tipicamente femminili ma anche nell'uomo, e non rispondono alla regola clinica dell'ABCD, sono ABCD positive, quindi inquietanti. Guardiamo però la dermatoscopia. Da un punto di vista dermatoscopico vedete che c'è del colore grigio-blu e questo è tipico delle zone mucosali, ma questo colore si arrangia, si dispone a formare un pattern cosiddetto a Cobblestone in forma degli anelli e questo è un pattern tipico della melanosi vulvare. In particolare a livello, diciamo, mucosale, distinguiamo alcuni pattern principali che sono quello parallelo, quello ad anelli, quello omogeneo, quello globulare e reticolare. Questi sono pattern tipici delle melanosi. Andiamo a vedere alcuni esempi. Una signora un po' più anziana, vedete ancora una volta da un punto di vista clinico la molteplicità delle macule pigmentari a livello dei genitali esterni. E quando andiamo a fare la dermatoscopia vedete ancora questo colore grigio, però alla periferia si nota come ci sia un aspetto a linee parallele, addirittura alcuni anelli e poi le strutture omogenee. Bisogna imparare a riconoscerle, a fotografarle, proprio perché di primo impatto possono essere un po' difficili. Qui vedete invece un genitale maschile col pattern a globuli. Il pattern a globuli è molto più facile perché ricorda appunto quello che si vede anche in altre sedi extramucosali. Un altro aspetto molto tipico, sempre delle melanosi, è questo che viene detto reticolare, con queste linee molto molto parallele tra di loro e col colore marrone che predomina. E sono tutte uguali, qualsiasi di queste macule voi andiate ad analizzare, il pattern è molto ripetitivo nell'ambito della melanosi. Così come, anche qui vedete melanosi multiple a livello dell'asta peniena, vedete il pattern parallelo, le linee sono parallele tra di loro. Ho messo qui due casi a confronto. Abbiamo da un lato una giovane donna con una macula pigmentaria multipla a livello dei genitali e qui una donna di 60 anni con una lesione un po' più focale a livello sempre del genitale esterno. Se guardiamo il caso numero 1, vediamo come vi sia una pigmentazione anche intensa, anche inquietante, però disposta a formare il pattern Cobblestone. Anche in queste lesioni il confocale è molto d'aiuto perché fa vedere semplicemente che non c'è nessuna melanocita che prolifera, ma semplicemente un'iperplasia epidermica, quindi è molto più rassicurante il confocale rispetto alla dermatoscopia ed è una melanosi. Nel caso numero 2 invece, se noi andiamo a valutare bene la dermatoscopia, cosa vediamo? Vediamo innanzitutto la presenza di un velo bianco-bluastro, addirittura con delle strie periferiche. Vediamo queste aree che sono prive di struttura, cioè non formano nulla di, non forma anelli, non forma cobblestone, non forma globuli, niente di che.
In particolare abbiamo la presenza di questi tre colori, grigio, bianco e blu, e questa triade è diagnostica per il melanoma, lesione molto più sospetta che va biopsiata e anche presente tipicamente come focolaio unico, non è diciamo frequentemente multifocale.